Ma intanto la scuola multiculturale oggi sta diventando quasi di fatto la scuola tout court, cioè la maggior parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado sono diventate nel tempo scuole multiculturali. Quindi così come la scuola è molto diventata multiculturale, così anche insegnare vuol dire oggi avere una professione interculturale. Allora, se devo dire in poche parole quali possono essere gli ingredienti di una scuola inclusiva, naturalmente con tutti i limiti della sintesi, metterei al primo posto la centralità della lingua, quindi l'italiano declinato nei suoi usi comunicativi e negli usi dell'apprendimento. Metterei un'altra attenzione di inclusione, che è quella dei tempi, cioè per includere i bambini e i ragazzi che hanno una storia migratoria bisogna cominciare presto, quindi bisogna cominciare dalla scuola dell'infanzia, bisogna cominciare da un inserimento positivo a 3 anni, perché fra 3 a 6 anni si mettono poi le basi di una buona inclusione. E un terzo ingrediente che metterei per una scuola inclusiva è un'attenzione a tutti e a ciascuno, cioè una scuola che include è una scuola che dà risposta ai bisogni specifici di lingua, di apprendimento, ma nello stesso tempo riconosce e dà valore a quelli che sono gli apporti di ogni bambino. E quindi, ad esempio, riconosce che il bambino sta imparando l'italiano ma ha una lingua madre, riconosce che ha alcuni saperi, alcune competenze che si sono costruiti nell'extra scuola. Quindi direi lingua, partenza precoce, riconoscimento di ciò che ciascuno sa fare e una grande oggi attenzione alle relazioni in classe fra bambino e bambino e fra adulti, genitori, italiani, stranieri e scuola.